diversamente da altri operatori, Colt ha deciso di installare le proprie piattaforme di cloud dove sono oggi presenti i data center di Colt. Questo a garanzia del fatto che l'infrastruttura informatica si trova vicino al cliente. La cosa molto importante, riteniamo, visto anche oggi la diffidenza che c'è nei confronti dei servizi di cloud, è dire dove sono finiti i miei dati. Ecco che potendo dire ai nostri clienti, ai nostri partner che la piattaforma è presente nella nazione in cui si opera, riteniamo che sia un valore aggiunto importante, così come lo è anche il fatto di poter dire che queste piattaforme sono backuppate tra di loro, cioè si possono replicare le informazioni, i dati presenti nelle piattaforme, quindi i data center, in giro per l'Europa. Colt oggi ha i data center in ogni città europea, tra le più, le città europee più importanti, Parigi, Londra, Spagna, Italia. Ecco che questo lo riteniamo un grande valore aggiunto. È anche un grande valore aggiunto come messaggio in generale alla clientela e ai nostri partner. Cioè, ti affidi comunque a un vendor, a un operatore che ha le piattaforme installate in modalità duplicata. Colt si è evoluta nel tempo passando da una offerta principalmente di telecomunicazioni basata su infrastrutture totalmente proprietarie ad alta garanzia e ad alta affidabilità, integrando delle proposte verso il mondo ICT, sviluppando delle piattaforme di tipo proprietario installate nei propri data center. Colt ha scelto come canale principale per la rivendita di queste piattaforme il canale. Il canale della rivendita, il canale dei distributori, perché riteniamo che attraverso il loro supporto sul mercato sono le figure che sono più vicine alla nostra clientela. Questo permetterà sicuramente che il cliente finale abbia un'offerta più globale, più completa, perché si potranno integrare alle soluzioni Colt anche altre soluzioni e magari anche essere più vicino a una customer base più vasta. C'è ancora un po' di diffidenza nei confronti del mondo del cloud. Quello che noi proponiamo ai nostri rivenditori è quello di utilizzare la cloud computing come backup delle soluzioni tradizionali. Ci sono dei prodotti, dei servizi che sono già disponibili oggi, attraverso il quale è possibile attivare gratuitamente una chiave che giri alcune informazioni verso il mondo cloud. E questo aiuterà sicuramente il cliente finale o rivenditore a poter proporre una soluzione di prova, una piattaforma di prova che aiuterà da subito a testare la qualità del prodotto, che sarà sicuramente di buona qualità. Beh, direi sicuramente e principalmente il fatto che Avnet è presente in Europa un po' come anche Colt lo è, e quindi la presenza di Avnet nelle principali città europee a noi ha fatto molto gioco, e soprattutto la similitudine anche dal punto di vista della conoscenza della tecnologia. Parliamo di VMware, parliamo di Cisco, parliamo di EMC, è un portafoglio servizi hardware che già loro utilizzavano, quindi che già loro rivendevano, e quindi l'integrazione verso il mondo cloud è stato abbastanza semplice. Direi che c'è una visione comune sul voler comunque informare il mercato delle capacità oggi della cloud, si stanno facendo degli investimenti congiunti per andare verso il mercato e cercare di spiegare al meglio possibile questa nuova tecnologia, ma soprattutto c'è anche un forte interesse da parte di entrambi nel voler formare i propri rivenditori nel migliore dei modi possibili. Cioè, non vogliamo avere dei rivenditori che non conoscano il prodotto, ma soprattutto giocarsi un'opportunità di fronte a un cliente soltanto per la mancanza di informazione. Su questo stiamo facendo dei processi di certificazione dei rivenditori Avnet, che ci vede impegnati in prima persona.